Cari telespettatori, benvenuti. Per lo speciale di oggi ci troviamo al TAG Hotel per il convegno Industria Transizione 5.0, organizzato da Regnier Associati Group, Overlux e Credit Agricole. Un importante momento di riflessione sui temi salienti di sostenibilità, umano-centricità e resilienza. Abbiamo il dovere, almeno noi, io che sono forse anche un po' datato perché non sono più un cinquantenne, sono quasi un 65enne, abbiamo un dovere di proteggere i nostri figli e la nostra gioventù, quelli che vengono dopo di noi, che corrono il rischio. E poi, anzi, devo dire che i nostri figli hanno, lo vedo con le mie figlie, hanno una sensibilità per il green, ma soprattutto per l'aspetto del surriscaldamento del pianeta, per l'aspetto ambientale, che è veramente sbalorditivo. E a volte io stesso, come persona adulta, come professionista, poi che comunque deve avere una necessaria cultura anche in questo ambito, a volte mi vergogno perché non ho quel tipo di cultura e di attenzione che i giovani hanno. Dottore, un convegno molto importante che mette al centro l'uomo, nonostante questa innovazione oggi, la tecnologia, le macchine, però l'uomo al centro di tutto. Sì, è un convegno che abbiamo organizzato assieme a Credit Agricole e Overlux, che sono dei partner con i quali ho il piacere di lavorare per questo progetto veramente importante, dove c'è un aspetto fondamentale di questa transizione a livello proprio economico e sociale che deve essere percepita come un qualcosa che si investe nel futuro, quindi nel futuro della sostenibilità, nel futuro della umanocentricità e nel futuro anche della resilienza. Sono appunto i temi salienti di questo convegno. E per quale motivo un'azienda dovrebbe aderire a questa Industria Transizione 5.0? Ma sicuramente, mentre abbiamo lasciato l'industria che doveva produrre a tutti i costi, quindi la produzione a tutti i costi, oggi si va verso una produzione sostenibile. Quindi la sostenibilità è anche la responsabilità che noi persone forse più datate abbiamo nei confronti anche delle nuove generazioni per la salvaguardia delle pratiche ecologiche e ambientali del nostro pianeta. La resilienza è fondamentale anche per l'industria, perché bisogna adattarsi appunto ai cambiamenti che succedono, e in che modo poterlo fare? Ma la resilienza è un termine molto inflazionato, o meglio, fino a qualche tempo fa nessuno lo conosceva. Oggi lo conoscono tutti perché anche nel piano della ripresa e resilienza del PNRR è un termine che viene molto spesso coniato e declinato e pronunciato dalle persone. La resilienza significa che in un mondo così pieno di crisi, pieno di guerre, pieno di ostacoli che gli imprenditori trovano, e sono tanti gli ostacoli che trovano, sicuramente la capacità di organizzare la propria impresa e venire fuori con una competitività sana, e soprattutto che sia una competitività mirata alla salvaguardia e alla tutela anche del miglior posto di lavoro e anche dell'efficienza e dell'efficacia che i nostri lavoratori possono avere in un ambiente di lavoro gradevole e gradito, è la cosa migliore. Che serve poi anche a lavorare meglio, perché chiaramente se l'umano si trova bene nel suo posto di lavoro poi rende di più. Sì, serve a lavorare meglio e anche produrre meglio, produrre con meno errori, a produrre sicuramente in tempo reale piuttosto che in tempo programmato. Quindi diciamo è un investimento per quelle aziende che hanno una mira che non va al prossimo anno o fra due anni, ma una mira che butta la palla in là di diversi anni, e questo è un qualcosa che serve a consolidare, perché dobbiamo ricordare che anche il sistema bancario sta cercando aziende che siano non solo profittevoli, ma siano anche aziende robuste sotto l'aspetto della loro entità e anche della loro organizzazione. E proprio la resilienza e anche l'aspetto della transizione 5.0 fa vedere alle banche, e anche gli investitori credono nelle aziende che sono fortemente organizzate sotto questo profilo. Rispetto dell'ambiente, tema saliente, universale, e in che modo stare al passo con i tempi, con la tecnologia, e allo stesso tempo appunto rispettarlo? È un paradigma, direi anche un binomio, che è un mix molto complicato, perché a volte l'efficienza produttiva
fa pugni sicuramente con quello che deve essere la tutela e la salvaguardia. È chiaro che in tutto questo ambito quello che regola i rapporti di crescita sono l'etica con cui si lavora e il modo in cui gli imprenditori mettono a terra i loro piani strategici. Pensiamo noi all'intelligenza artificiale, no? L'intelligenza artificiale molti dicono che è pericolosa, ma in realtà poi è pericoloso anche internet, perché su internet c'è la pedopornografia, c'è il traffico d'armi, e quindi ci sono tante cose. L'uso dello strumento è condizionato dall'etica o meno dell'uomo, e quindi sotto questo profilo è l'uomo che regola l'aspetto etico dell'uso dello strumento, e quindi sotto questo profilo è importante proprio che l'uomo acquisisca quell'etica sostanziale regolatoria per far sì che ci sia un progresso sostenibile e un progresso equilibrato. Quindi umanocentricità al centro di tutto. In che modo i giovani accolgono questo nuovo modello? I giovani, devo dire, penso che faranno un grande applauso alla transizione 5.0, anche perché i giovani sono molto sensibili a questo argomento. Io vedo anche le mie figlie, ma vedo anche tanti giovani che frequento, che hanno molto a caro la vita del pianeta, il suo riscaldamento, l'aspetto ecologico, l'aspetto ambientale e soprattutto anche l'aspetto della crescita delle professioni. Questo perché? Perché oggi noi non ci rendiamo conto, ma noi corriamo il rischio che la next gen, o comunque la nuova generazione, quella dei ventenni, dei trentenni, possa essere forse la generazione più povera dei prossimi vent'anni, e noi non possiamo non fare nulla. E la resilienza è uno degli elementi essenziali del piano nazionale del PNRR. E che cosa significa resilienza? Cioè l'industria 5.0, la transizione 5.0 promuove la flessibilità e la capacità di innovare, garantendo che le aziende possono prosperare in un contesto in continua evoluzione. Quindi investire in resilienza significa costruire un futuro dove le imprese sono pronte a superare le avversità e accogliere le nuove capacità con grande opportunismo e con rapidità e con efficienza. Per oggi il paradigma importante, essenziale, è essere rapidi. Oggi vedete quanto è veloce il mondo rispetto a 20 anni fa. In che modo rendere semplici i temi complessi? Ecco, bella domanda. Il network Overlux è nato proprio per questo, perché servono tante professionalità ormai per portare avanti i progetti che richiedono figure di vario genere, dalla parte tecnica, quella amministrativa, quella legale, un po' di tutto. Per cui la Overlux riesce a dare un unico interlocutore ai nostri clienti per poter portare avanti in maniera semplice ciò che è complesso. Quindi la complessità rimane, ma per il cliente diventa semplice, perché c'è chi lavora per risolvere le parti complesse. Ed è molto più semplice capirlo per i giovani rispetto magari alle persone un pochino più datate. Esatto, perché poi uno dei temi importanti su cui lavoriamo è la cultura d'impresa, l'evoluzione, l'innovazione, tutti questi temi che sono alla base, perché uno non può partire a fare un progetto di innovazione se non fa un percorso. Il percorso parte da una consapevolezza. Noi sempre partiamo dalla consapevolezza di chi si è e dove si vuole arrivare. E quindi non è che si schiaccia un bottone e si risolvono le cose. Bisogna prendere con metodo, coscienza, conoscenza e andare e percorrere ognuno secondo il proprio passo. E a proposito di dove si vuole arrivare, con questo convegno Industria Transizione 5.0, dove si vuole arrivare? Si vuole arrivare a far capire che cos'è questa opportunità e con che metodo affrontarla. Non si può affrontare in maniera casuale, bisogna appunto sapere cosa si vuole e dove si vuole andare, e con qualcuno che li possa seguire al 100% come siamo noi. Da dove è nata l'idea del progetto? L'idea del progetto del network è nata tanti anni fa, nel 2015, eravamo a un evento di Confindustria, una serie di amici un po' di tutta Italia, e tutti parlavano del problema di come tutte queste complessità si fa fatica a gestirle, anche se un'azienda è grande, ha bisogno di tanti specialisti. Quindi noi nell'ambito della Confindustria Piccola Industria abbiamo iniziato a mettere insieme i pezzi dalla Sicilia al Piemonte, con il cuore nelle Marche, perché è qui che è nata l'idea da noi, dai marchigiani. Visto che lei è un esperto di risoluzione di complessità, come risolvere la complessità del problema ambientale? Allora, non c'è una soluzione magica per risolvere le cose, bisogna anche qui
affrontare, vedere le varie problematiche, metterle in fila e una criticità alla volta vedere qual è la soluzione giusta. Non c'è la soluzione valida per qualunque cosa, le soluzioni vanno cercate entrando nel dettaglio del problema e trovando la soluzione di ogni singolo pezzo, ogni singola criticità. Prossimi progetti del network? Prossimi progetti del network sono sicuramente ampliare il tema ESG, quindi il tema di sostenibilità, perché quello è una delle frontiere importanti che non dimentichiamo. Oggi parliamo di 5.0 legato a un decreto, ma il 5.0 è molto di più di un decreto, è molto più ampio e già, diciamo, è complesso da spiegare. Però sicuramente questo è un passaggio. Quindi il tema ESG, il tema quindi della sostenibilità, è uno prepotente. Nell'orizzonte stiamo già lavorando da tempo anche sul tema della sicurezza cyber, perché è sempre legato alla sostenibilità e a poter ridurre il rischio. La valutazione del rischio è un qualcosa che prima si faceva meno e adesso è sempre più importante fare, soprattutto in ambito tecnologico. Come fare affinché l'uomo non sia sopraffatto dalle macchine? E bisogna dominare il processo e non farsi dominare, e quindi innanzitutto passare da una politica del mettere le toppe a una politica di prevenzione. Quindi la prevenzione, sapere quali sono i rischi, come affrontarli, conoscere la tecnologia e come va governata è fondamentale. Se uno non la conosce la subisce. Non bisogna subirla la transizione in assoluta, tecnologia, transizione, bisogna dominarla. Per dominarla bisogna conoscerla e sapere come applicarla nel caso specifico, perché ognuno di noi è diverso, ogni società è diversa, ogni impresa è diversa e deve capire nel suo caso come. Crede che l'uomo ci riuscirà? È una delle tante sfide che sono state fatte, e come abbiamo vinto le altre vinceremo anche questa. Visto che ci sono le condizioni, si inizia a poter fare effettivamente la fase 2, ovvero per arrivare a che cosa? A poter presentare la domanda, e quindi mancano i dati, cioè, si potrebbe fare ma mancano i dati, allora raccogliamo i dati, cosa va progettato di sistema informativo per avere tutte le informazioni, insomma si fanno tutti i vari passaggi, si fanno tutti i vari ragionamenti in modo tale che si può arrivare a fare la progettazione. Si sa subito che non si può fare il 5.0, allora tanto vale che si organizza e uno fa il 4.0, o non si può fare neanche quello, oppure vengono gli spunti per fare efficientamente energetico, uno fa l'efficientamente energetico. Ok? Quindi alla base serve sapere cosa si vuole fare, per sapere cosa si vuole fare bisogna analizzare e vedere i dati. Un convegno importante che vede al centro l'essere umano. Sì, vede al centro le imprese, soprattutto in un'ottica di competitività e di nuovi investimenti che si dovrebbero tradurre in una maggiore attenzione all'ambiente, in una maggiore attenzione alla sostenibilità. Certo, bisogna riempire di contenuti queste parole, altrimenti si rischia di essere un po' generici, però credo che il governo abbia messo in piedi un'opportunità vera con una dotazione per il biennio 24-25 di 13 miliardi che andranno utilizzati per gli investimenti in impresa che possano portare un efficientamento energetico, al miglioramento dei processi e creando pratiche sostenibili nei processi produttivi. Questa è una misura che si chiama appunto 5.0, è l'evoluzione della 4.0, che prevede una base imponibile più alta, una anche diversa composizione degli investimenti che si possono finanziare, ma soprattutto credo che sia una grandissima opportunità per fare degli investimenti che magari possono migliorare dentro le aziende le capacità produttive e anche la vita appunto di chi ci lavora. Quindi abbiamo atteso i decreti attuativi, ma certamente entro giugno, come ho avuto modo di dire, saranno definitivamente approvati. Il problema è stato anche una interpretazione sull'utilizzo di motori termici che utilizzano carburante, perché sarebbero stati esclusi tantissimi investimenti, soprattutto quelli in agricoltura, che, come ho avuto modo di dire, invece la richiesta del governo italiano alla Commissione europea riuscirebbe probabilmente a fare rientrare dentro il novero degli investimenti sostenuti dalla 5.0 anche quelli dei trattori elettrici e anche quelli di motore termico, e soprattutto tanti investimenti che ancora hanno bisogno della tecnologia appunto termica. Quindi per questo è molto molto importante, specie in agricoltura, ma in generale sarà un momento di soddisfazione per il mondo produttivo.
i software, chiaramente uno sono la base per la realizzazione dell'interconnessione, per l'efficientamento dell'azienda, per la comunicazione tra sistemi produttivi e sistemi gestionali dell'azienda. E chiaramente quindi parliamo di software che consentano appunto di determinare questo, e a questo aggiungiamo sistemi che consentano di valutare ovviamente la riduzione di cioè il risparmio energetico, che è uno dei requisiti che sì deve essere, lo vedremo, deve essere certificato ante, deve essere certificato post, ma dobbiamo far sì di tenere dei sistemi che possano dimostrare in sede di verifica o di accertamento che effettivamente questa riduzione è costante, diciamo così, nel nostro sistema produttivo. Oltre a questi, chiaramente questi sistemi software, mi collego a quell'argomento che si è detto prima, ci consentiranno tutti noi di prepararci appunto ai temi dell'ESG, perché saranno dati che l'azienda potrà raccogliere e potranno essere utilizzati ovviamente nei sistemi di, nelle certificazioni che le varie aziende dovranno piano piano, diciamo così, ottenere e affrontare su questo tema. Convegno Industria Transizione 5.0, che cosa pensate voi giovani a riguardo? No, sicuramente è stato un appuntamento per riflettere un po' più in maniera dettagliata sui temi dell'ESG e della nuova transizione ecologica, che sono sicuramente centrali e importanti, ed è tra l'altro il punto di che differenza rispetto alla 4.0, l'evoluzione, appunto la centralità dei riflessi che c'è dell'uomo che ha sulla tecnologia e soprattutto del risvolto green, che è la cosa importante, diciamo il passo avanti rispetto alla 4.0 degli scorsi anni. Quindi se voi giovani approvate questo 5.0? Certo, assolutamente sì, è sicuramente un passo importante in avanti rispetto alla vecchia versione, e sicuramente un risvolto green e un risvolto verso la sostenibilità, che sono punti centrali importanti per il futuro e per gli investimenti futuri delle aziende. E la centralità dell'essere umano nell'azienda, affinché le macchine non inglobino troppo poi l'essere umano. Certo, infatti anche i relatori hanno parlato nel modo specifico di questa cosa, nel senso che l'intelligenza artificiale soprattutto non deve sopraffare quello che poi l'uomo in realtà è sempre al comando di tutte le varie fasi aziendali, e deve rimanerlo con questo, diciamo, riflesso sulla sostenibilità, che è importante e deve essere collegata all'intelligenza artificiale. La sostenibilità ambientale è un qualcosa che la 5.0 la promuove a pieno regime, e promuove l'adozione di pratiche che riducono il rischio e l'impatto ambientale. Questo è in linea con gli obiettivi ambientali degli ESG, che incoraggiano le aziende a ridurre le emissioni di carbonio, a migliorarne l'efficienza energetica e adottare fonti di energia alternativa o addirittura rinnovabile. La sostenibilità sociale è un'altra cosa molto importante, dove l'umanocentricità è voluta dall'industria 5.0 e punta a migliorare la qualità della vita dei lavoratori e delle comunità circostanti. Questo si traduce in migliori condizioni di lavoro, maggiore sicurezza e benessere per la nostra comunità, che passa la più parte del tempo con i propri datori di lavoro e forse anche di meno rispetto alla famiglia, e rispettare quindi in sostanza quello che è un impegno di responsabilità sociale verso i nostri dipendenti, i nostri collaboratori, creare ambienti più vivibili. Poi c'è la governance, quindi ESG significa, abbiamo detto, environmental, sostenibilità sociale, e poi governance, che si tratta di governo aziendale. E quindi il governo aziendale è quello di avere nelle pratiche di transizione 5.0 ciò che è auspicato dai paradigmi degli ESG, cioè un buon governo è essenziale, un'azienda è sana quando in sostanza adottano politiche trasparenti, responsabili, al fine di garantire l'integrità e la sicurezza informatica. In che modo le aziende devono rispondere a questa industria 5.0?
Ma intanto seguendo il filone, perché 5.0 significa un ulteriore avanzamento sia sotto il profilo tecnologico, ma soprattutto direi anche sotto il profilo della sostenibilità e dell'attenzione verso l'ambiente. Non a caso durante il convegno anche il dottor Regnier ha rimarcato più di una volta il tema fondamentale, che è appunto la compliance delle aziende sotto il profilo ESG, Environmental Sustainability and Governance. Questo significa che le aziende prima di tutto e al di là dei numeri e oltre i numeri direi deve porre molta attenzione a quello che è appunto l'ambiente circostante, quello in cui vive, alla trasparenza, all'etica e quindi a creare delle situazioni, un humus sottostante che porti e sia un volano e un ciclo virtuoso che poi contamina per forza di cose tutto il territorio. Come sarà accolto dalle persone più adulte? Non lo so, mi reputo una persona abbastanza adulta, per cui direi bene e mi auguro che sia altrettanto per gli altri. Sicuramente per i giovani sarà un nuovo punto di partenza. Guardi, i giovani ieri sera erano in un ristorante e c'è un'attenzione, era nato un tema e c'era un ragazzo molto giovane, sai, di questi stagionali che fanno servizio in alcuni ristoranti della città, e mi ha colpito in maniera determinante come questo ragazzo avesse una naturalezza nell'affrontare determinati temi che sono ormai patrimonio loro, ma è bene che sia così, vuol dire che anche le scuole funzionano, vuol dire che le famiglie come dire, sono attente e fanno in modo che questi ragazzi crescano con dei principi che sono diversi dai nostri e forse contribuiranno a migliorare questo mondo che ormai mette paura a tutti, non sotto il profilo dell'inquinamento e di altre cose. Abilita la 5.0? Allora, la 5.0 viene abilitata da una 4.0. Alcuni ancora non conoscono questa dinamica, quindi la 4.0 è un'interconnessione trainante per accedere appunto alla 5.0. Quindi 4.0, ricordiamo cos'è, noi espressione del mondo informatico, significa collegare il mondo uffici, il mondo pianificazione, quindi tipicamente con il sistema informatico aziendale, con i processi produttivi, quindi il mondo fabbrica. Quindi per attivare una 5.0 occorre acquistare o un bene materiale, un bene immateriale, quindi un software, tipicamente un MES, da gennaio 2024, quindi non valgono ovviamente gli investimenti fatti precedentemente. Dall'acquisto di un bene materiale o immateriale negli allegati A e B dei beni 4.0 si crea l'interconnessione col macchinario attraverso il sistema gestionale, attraverso moduli che noi proponiamo, e da lì si può avviare un processo di 5.0. Ci tenevo a dire questo perché come rappresentanza delle aziende informatiche partiamo in ogni caso sempre da lì. E come pensa che risponderanno le aziende? Io sono convinto che le aziende risponderanno bene, perché gli incentivi effettivamente sono importanti, perché si può arrivare a un 55% e a un 10% di credito formativo per il valore del bene 4.0 acquistato, e quindi direi che sono tanti soldi. Alessandro, un convegno del genere, che sensazioni ti dà? Tu sei un imprenditore, hai la tua azienda, che cosa ne pensi? Ma è molto interessante e soprattutto sensibilizza le aziende ad orientarsi alla sostenibilità. Noi ci occupiamo di vigilanza, quindi consumiamo molto CO2, abbiamo le autovetture che vanno sia di giorno che di notte, ci stiamo orientando ovviamente già sull'utilizzo di automezzi alimentati a GPL e stiamo già passando all'elettrico. Ovviamente anche sul consumo di energia, perché noi siamo un ufficio di servizi, stiamo pensando di installare un fotovoltaico, ma al di là di quello è un processo mentale che porta a fare dei ragionamenti, e visto che c'è anche la possibilità di fare degli investimenti e di avere dei contributi da parte del governo, sostenuti anche da un intermediario finanziario, perché no? Vede il futuro del 5.0?
È interessante e noi da questo punto di vista siamo molto diretti a questo, perché abbiamo all'interno dei reparti da innovare e da ridurre i consumi. Il problema è che c'è un orizzonte temporale troppo limitato, che comunque sia potrebbe provocare anche un aumento dei prezzi riguardo di certi tipi di investimenti, perché quando comunque uno è costretto a fare queste cose in breve tempo è costretto a prendere quello che c'è. Ci vorrebbe un orizzonte temporale un po' più lungo e una visione lungimirante riguardo anche dei consumi, perché è vero che si può ridurre l'inquinamento, si può consumare di meno, ma bisognerebbe anche avere una visione della durata dei prodotti diversa da quella di oggi, cioè ci sono prodotti che durano talmente poco, li fanno durare poco e quindi di conseguenza si parla. Facciamo un esempio ai nostri telespettatori. Beh, tu prendi un telefonino, ti costringono a rinnovarlo ogni anno perché comunque cambia il software, mentre invece potrebbe durare tranquillamente anche 5 anni. Cioè noi abbiamo dei computer che cerchiamo di tenerli per non dovere continuamente. Ci sono prodotti che non si possono più fare manutenzione, cioè si dovrebbe andare anche in una visione delle 3R, ripara, ricicla, riusa. Cioè non parlare solo di aumentare la produttività, ma di aumentare anche in qualche maniera un tipo di vita totalmente diverso da quello che abbiamo oggi. Parlare anche di riduzione dell'orario di lavoro, perché da questo punto di vista non ha più senso che noi utilizziamo la tecnologia per ridurre il prezzo e non per ridurre l'orario di lavoro. Cioè la vita è fatta per vivere, non per lavorare. Anche perché ci sarebbe più lavoro. Esatto, potremmo lavorare tutti e lavorare di meno, anche perché la tecnologia non aumenta i posti di lavoro, li riduce, specialmente quelli a basso valore tecnologico. Quindi come poter fare per allungare questi tempi di cui parla? Ci vuole una visione, quella che manca purtroppo alla politica, che pensa solo alle prossime elezioni, non alle prossime generazioni. Si è appena concluso il convegno, dal TAG Hotel è tutto. Auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV.